E quando, per la sua disobbedienza, l'uomo perse la tua amicizia, tu non lo hai abbandonato in potere della morte, ma nel tuo amore a tutti sei venuto incontro, perché quelli che ti cercano ti potessero trovare. Molte volte hai offerto agli uomini la tua alleanza e per mezzo dei profeti hai insegnato a sperare nella salvezza. Padre Santo, hai tanto amato il mondo da mandare a noi, nella pienezza dei tempi, il tuo unico figlio come Salvatore. Egli si è fatto uomo per opera dello Spirito Santo ed è nato dalla Vergine Maria. Ha condiviso in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Ai poveri annunciò il Vangelo di salvezza, la libertà ai prigionieri, agli afflitti la gioia. Per attuare il tuo disegno di amore si consegnò volontariamente alla morte e con la sua risurrezione distrusse la morte e rinnovò la vita. Proviamo a riflettere un momento sul significato profondo e vorrei dire la delicatezza di amore che si rivela in questo mandare il figlio unigenito all'uomo per la salvezza dell'uomo. Perché l'uomo possa dare la sua risposta d'amore a Dio che lo chiama a vivere in amore, a fare della vita una risposta d'amore all'amore che gli ha dato la vita. Dicevo, manda all'uomo il figlio suo fatto uomo. L'immagine invisibile del Padre si fa visibile nella carne di questo uomo assunto dalla natura divina di Dio e sussistente nella sua persona divina, nella persona divina del Verbo. Filippo, Filippo, chi vede me, vede il Padre. Dunque, ecco, dicevo, il significato e la delicatezza di questo amore. Perché l'uomo possa vivere a immagine di Dio, a immagine e somiglianza del Padre che lo ha creato. Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Invece di tenere, diciamo così, nascosto nel regno dell'invisibile questa immagine secondo la quale l'uomo è stato creato, il Padre la manda sulla terra, rendendola visibile. Chi vede me vede il Padre, rendendola visibile nella carne del Verbo fatto uomo. Ecco, cominciamo da questa dei Colossesi. E sono testi sui quali che si leggono così e si passa via e sui quali invece bisognerebbe fermarsi, perché non si è mai finito di approfondirne il significato se ci si lascia guidare dallo Spirito.
se ci si lascia guidare dallo spirito in docilità a quel tipo di conoscenza che non è, come abbiamo già detto una volta, mi pare, che non è una conoscenza puramente intellettuale, ma che è una conoscenza che rispetta il significato di conoscere che è nella Bibbia, il significato biblico del conoscere. È un'esperienza nella quale intelligenza e volontà si pacificano nella conoscenza e nel possesso, nella esperienza amorosa dell'oggetto conosciuto. Ecco, allora rileggiamo. Egli è Gesù Cristo. È l'immagine di Dio invisibile, il primogenito di tutta la creazione. Perché in lui sono state create tutte le cose, quelle nei cieli e quelle che sono sulla terra, le invisibili, le visibili e le invisibili. E congiungiamo questo passo nella lettera ai Colossesi che va avanti, ma in questo momento mi fermo qui perché il resto sa da vedere dopo. Congiungiamolo ai Filippesi, alla lettera ai Filippesi, no? Capitolo 2 della lettera ai Filippesi. Versetto 6. In lui sussistono tutte le cose. E noi sostituiamo al quale egli, così congiungiamo. Egli, pur essendo in forma di Dio, non stimò una rapina l'essere alla pari con Dio, ma annientò se stesso prendendo forma di servo, divenuto simile agli uomini. E ritrovato nel sembiante come uomo, umiliò se stesso, divenuto obbediente fino a morte, anzi a morte di croce. Ecco, come Paolo descrive questa misteriosa realtà di un ineffabile, indicibile amore con cui il Padre ha amato l'uomo. Nonostante, dopo la risposta negativa dell'uomo al suo amore, sicché ancor più risalta, non per uomini a lui amici, ma per una umanità che si era fatta a lui nemica, rifiutando il suo disegno d'amore, per assecondare un proprio progetto di orgogliosa posizione di sé contro Dio. Ma noi non riusciamo a farci un'idea di chi sia Dio. Di quale salto ci sia tra Dio e l'uomo, tra il creatore e la creatura. Perché bisognerebbe appunto riuscire ad avere il senso autentico, la percezione autentica di questo salto, per misurare questa azione di svuotamento, per così dire, di annichilamento. Annientò se stesso, dice Paolo, la famosa kenosis, no? Lo svuotamento.
annullamento. Per passare, o senza perdere la propria divinità, allo stato di uomo, a rivestire la condizione di servo, fatto nel sembiante come uomo, in tutto, fuorché nel peccato. E perché si fa uomo? Perché? Perché appaia nel mondo? Qual è la risposta che Dio attende dall'uomo? Infatti, Gesù è l'unico che sa amare quanto è amato. Tra l'amore con cui Dio ama il Verbo, il Padre ama il Verbo, e l'amore con cui l'uomo Dio, Cristo Gesù, ama il Padre, non c'è differenza alcuna. Gesù è davvero la risposta piena. Starei per dire che in un certo senso, se nessun uomo rispondesse all'amore di Dio, la risposta è già data in misura piena, in Cristo Gesù. Cioè nel momento in cui egli acchiara dinanzi a sé quali sono le giornate e le ore che lo attendono, una per una, fino al momento in cui, chinato il capo, esalerà l'ultimo respiro, non gli è nascosto nulla. E la sua umanità freme, geme, schiacciata da quella che è la prova che gli è chiesta, il martirio, versa sangue, suda sangue. E però ecco l'amore. Padre, se è possibile, passi da me questo calice. Però non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Ecco l'amore. La parità di volontà. Questo è amare. Ed è l'amore che lo porta, come ho detto, che lo porta alla testimonianza suprema dell'amore, che è il martirio. È bello dirlo oggi, nella festa del martire Lorenzo. Oblatus est, quia ipse voluit. Si è offerto alla volontà del Padre perché Lui l'ha voluto. Lui, ipse. Gesù l'ha voluto in una rispondenza perfetta a quella volontà, senza un'incrinatura. Questo è l'amore. Per questo egli è diventato il Redentore. Egli è diventato il Restauratore. Egli è diventato il creatore di una nuova realtà. Questa è veramente una nuova creazione. Se possiamo parlare così da uomini, potremmo dire che la prima creazione è fallita.
parlare da stolti, si capisce, ma tanto per farci capire. Ah, ma non è fallita la seconda creazione. Questa ha raggiunto la pienezza del disegno di Dio e l'uomo ha risposto con una totalità d'amore che non tollera di essere accresciuta. Nessun atto d'amore accresce questa risposta, ma partecipa ogni atto d'amore, trova qui la sua sorgente e partecipa di questa risposta. Ecco perché egli è il Redentore, colui che redime l'uomo dalla sua incapacità di amare, colui che restaura l'uomo, che ridà all'uomo la sua vera fisionomia, il suo vero valore. Sei uomo nella misura in cui sai rispondere all'amore con cui sei creato. Di lì comincia un'era nuova, la nuova creazione, in novità di vita, la nuova creatura. Non sono parole, come dire, così poetiche o retoriche. Sono l'espressione vera di ciò che è, ontologicamente possiamo dire questo è così vero, perché qui veramente comincia la risposta autentica a quella che fu il disegno di creazione, che di qui riprende il suo avvio in modo positivo. E in fondo tutto quello che è passato tra quel primo momento e questo non è stato che la preparazione a questo. Ecco. Quelle parole che abbiamo appena letto qui nella preghiera eucaristica: molte volte hai offerto agli uomini la tua alleanza e per mezzo dei profeti hai insegnato a sperare nella salvezza. Sì, sì, leggiamola la scrittura e sentiamo questo inseguire che Dio fa all'uomo attraverso l'alleanza continuamente proposta e continuamente rifiutata. Questa è la storia, ma tutta questa è preparazione in positivo e in negativo, in offerta di Dio e in risposta dell'uomo, è preparazione a quella che è la creazione nel suo momento nuovo, autentico, definitivo. L'evento pieno della creazione che si chiama Cristo Gesù.